Roger Federer e Jannik Sinner hanno due servizi fantastici, però utilizzano due tecniche differenti e la differenza la si nota osservando la posizione dei piedi. Il servizio può essere giocato con due tecniche differenti. C'è la tecnica del footback, dove si tengono entrambi i piedi fermi durante la fase di caricamento, e poi la tecnica del foot up, dove si avvicina il piede posteriore al piede anteriore. Se qualcuno ha visto qualche video in inglese, li vengono chiamati con platform stance o pinpoint stance. Ad ogni modo possiamo dividere due categorie di giocatori. Giocatori che utilizzano la tecnica del footback, quindi con i piedi fermi, come Roger Federer, Novak Djokovic, e giocatori che invece avvicinano il piede posteriore al piede anteriore, come fa Rafael Nadal, Jannik Sinner e anche Matteo Berrettini. La differenza sta innanzitutto nell'equilibrio. Questo è il primo elemento che differenzia le due tecniche. Giocare con i piedi fermi, larghi quanto le spalle o poco più, sicuramente ci dà massimo equilibrio, massima stabilità, miglior spinta verso l'alto. Avvicinare il piede posteriore al piede anteriore ovviamente ci mette in una condizione di scarso equilibrio, perché la base d'appoggio è più piccola. Detto questo, la base d'appoggio e la stabilità influisce anche sulla spinta, perché se io tengo i piedi fermi in questa maniera qui, riuscirò a piegare entrambe le gambe nella fase di caricamento e spingere verso l'alto nella stessa maniera, quasi al 50-50. Quindi se ho una buona potenza muscolare nelle gambe, posso tranquillamente utilizzare questa tecnica qui, che mi permetterà di spingere molto bene verso l'alto. Se invece io avvicino il piede destro al piede sinistro, sono un pochettino sbilanciato in avanti, quindi la spinta maggiore ce l'avrò con la gamba anteriore e la spinta verso l'alto sarà poca, perché saltare da questa posizione è diverso che saltare da questa. Però giustamente potrebbe domandarsi: ok, ma allora perché portare avanti il piede destro e avvicinare il piede destro al piede sinistro se ho poco equilibrio e poca spinta verso l'alto? Perché riesco ad avere più spinta in avanti. Questa tecnica, utilizzata dalle ragazze ma anche dai maschi, soprattutto alti, permette di avere un ottimo momento lineare, quindi di spinta verso avanti. Quindi partendo così, con tutto il peso del corpo sulla gamba anteriore, portandolo poi indietro sulla gamba anteriore, che si trova distante rispetto al piede sinistro, e poi andando in avanti riuscirò a sentire meglio la spinta verso avanti. Così facendo potrò lanciarmi la palla un pochettino più dentro al campo, e se sono anche alto di statura riuscirò a colpire la palla con maggiore incidenza, e quindi la palla schizzerà via molto più in alto che non servendo da questa posizione qui. Questo tipo di servizio poi è utile anche per i giocatori che amano il serve and volley, utilissimo anche nel doppio, dove si ha poco tempo di reazione, e quindi lanciarsi la palla un pochettino in avanti ci permette di guadagnare spazio. Ok, ma qual è che devo utilizzare? La risposta ovviamente è dipende dalle caratteristiche del giocatore e da quanta una serie di fattori. In linea di massima, se sei un giocatore principiante, il consiglio è quello di partire con la tecnica del footback, quindi tenendo bene i piedi fermi a terra durante la preparazione. In questa maniera riuscirai a sentire meglio l'equilibrio e la stabilità durante la preparazione del colpo, e poi riuscirai a lavorare meglio sulla parte superiore del corpo. Se invece hai qualche problema con il ritmo, il lancio di palla
e in aggiunta fai anche lo spostamento dei piedi, lavorare su quegli aspetti lì diventa più complicato. Se invece sei un giocatore di livello intermedio o agonista, allora il consiglio è quello di affidarsi ad un maestro e assieme a lui vedere quale delle due tecniche è più adatta al tuo stile, al tuo tipo di gioco, alla tua fisicità, ma anche al tuo ritmo e alla tua coordinazione. Se hai piacere di approfondire questo argomento, qui sotto nella descrizione del video ti metto un link per andare a vedere uno dei contributi realizzati dai ragazzi di Top Tennis Training, dove analizzano nel dettaglio la differenza tra footback e footup, dove ci sono dei consigli e degli aspetti tecnici veramente interessanti. Se poi hai dubbi, domande o curiosità, scrivili qui sotto nei commenti o scrivimi a info@giocaratennis.it. E ricordati di mettere un like e di iscriverti al nostro canale YouTube se non l'hai ancora fatto.